trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Della compagnia teatrale di Montese Affetti Collaterali. Affetti Collaterali è impegnato sul territorio da quei 23 anni in una variegata serie di attività, dalla recitazione al teatro, ai corsi di recitazione e anche alla disabilità. Io ne volevo parlare appunto di questa varietà con la presidente dell'associazione di promozione appunto sociale che è appunto Affetti Collaterali, che è anche una compagnia teatrale. Sì. Allora, noi lavoriamo da 23 anni sul territorio, sia con spettacoli che portiamo nei teatri, sia con laboratori di teatro e di integrazione che prevedono l'inserimento all'interno degli stessi laboratori di persone disabili e non. Questo serve per sensibilizzare la popolazione del territorio riguardo al fatto che bene o male, siamo tutti diversamente normali. Esattamente, e poi oltretutto anche i disabili hanno la possibilità di fare teatro, quindi sì, diciamo in una forma non solo di terapia, ma anche di integrazione all'interno della compagnia degli attori. A proposito degli attori, ricordo Sebastiano Drago, che è attore e doppiatore, e Matteo Intrieri, che è attore e consigliere. Una domanda a ciascuno, Sebastiano Drago, come si è avvicinato al doppiaggio? E lo metti in pratica anche nella compagnia e perché appunto lo per questo? Assolutamente, mi sono avvicinato al doppiaggio per passione, ho cominciato ovviamente facendo recitazione, ho studiato tanti anni recitazione e poi mi sono voluto specializzare nel doppiaggio perché mi piace la vocalità, ero molto curioso di stare dietro un microfono e dare delle emozioni dietro il microfono, ecco, senza dover gesticolare o comunque senza muovere il corpo. Certo, ecco, lei fa il doppiatore anche per questa compagnia? No, faccio l'attore. L'attore, faccio compagnia d'attore. Sì. L'attore. E Martino Tivieri, che è consigliere attore, volevo chiedere appunto lui, considerando alcuni capolavori in passato, quello che avete affrontato come l'Oscar Wilde e altri, quali sono i progetti futuri a livello sia di corso di recitazione sia a livello proprio di spettacoli? Allora, a livello di spettacoli adesso stiamo lavorando a paio di commedie, una è di prossima uscita dove comparirà il nostro Sebastiano Assassino in casa Wilson come attore, e poi penso entro metà dell'anno prossimo andremo in scena con Cataclisma, che è scritta, diretta e interpretata da Carlotta. Quindi saremo insieme a voi. Cataclisma si è messo due parole, proprio definirlo come spettacolo teatrale. Una commedia brillante dove fondamentalmente noi siamo noi stessi all'interno della commedia. Sì. Benissimo, il teatro dove ci sono visibili, il teatro Giulio di Barolo, credo come scenario, sì. E poi il teatro Sant'Anna in via Brione. Esatto. Poi altri a seconda di dove o ci chiamano o ci proponiamo noi e quindi andiamo. Via. La compagnia teatrale Affetti Collaterali ha in realtà un titolo particolare, perché Affetti oggi in una dimensione, in epoca post-Covid, è piuttosto raro trovarla. C'è una base però nella compagnia che unisce un fil rouge tutti i componenti di questa compagnia, che è l'empatia. In due parole, cosa si può intendere con empatia nella vostra compagnia? Empatia vuol dire capirsi al volo, senza parlare, vuol dire avere un non vedente sul palco, io, che lavorando con persone perfettamente normodotate riesce a muoversi senza far capire al pubblico la problematica della disabilità, riuscendo a trasmettere agli altri attori e loro stessi a trasmettere a me quella forza che ci permette di dare tanta emozione al pubblico. Esattamente. Tanta. Grazie, e direi che forse ci fosse più empatia in tutta la nostra società, sicuramente sarebbe molto... Un po' meglio, però venite a teatro e così potete dirla. Ok?
Buongiorno, io sono Franco Ferlisi, presidente di AIMA Biella, e con me c'è il dottor Marcello Francesconi, che è il vicepresidente di Alzheimer Asti. Siamo due associazioni del Piemonte e siamo qui a rappresentare il coordinamento di 11 associazioni del Piemonte che si occupano di Alzheimer. I malati sono 70.000 malati in tutto il Piemonte e sono coinvolte almeno 300-400.000 familiari, quindi è un problema di cui la sanità regionale si deve occupare assolutamente. E noi abbiamo costituito per questo un coordinamento, creando una rete con 10 associazioni nel 2014 per poter interagire con le istituzioni e portare progetti su tutto il territorio regionale e avere la possibilità di essere rappresentati con progetti comuni e rappresentare allo stesso modo i familiari. Il rapporto di proposta è abbastanza efficace e dà dei buoni risultati con l'assessorato della sanità della regione e con le nostre controparti locali che sono le ASL e soprattutto perché ora dobbiamo applicare il piano nazionale delle demenze e questo rapporto è imprescindibile. E quindi lascio la parola al mio amico Marcello. Due parole sulla prevenzione della demenza. Dal momento che il cervello rappresenta il 2% di tutto il corpo, ma richiede ben il 20% del lavoro del cuore, occorre avere attenzione per l'apparato cardiovascolare e quindi prevenzione dell'arteriosclerosi, cioè stili di vita sani con attività fisica regolare, dieta mediterranea, poco sale, controllo del peso, della pressione arteriosa, non fumo di tabacco, pochi alcolici. La demenza non è un fatto inevitabile dell'invecchiamento, ma colpisce di meno chi tiene di vita salutari, chi si impegna culturalmente sin da bambino, chi aumenta la propria plasticità cerebrale con attività fisica, estesa rete sociale, lavori mentalmente impegnativi, cioè gruppi di ballo, gruppi di ginnastica e attività ricreative. Insomma, se si può dare un consiglio, da adulti continuare ad essere curiosi, imparare, fare cose nuove e partecipare alla vita sociale del proprio territorio. Continuo io. La riforma del terzo settore, che ha dato nuove chance alle associazioni di volontariato, stabiliscono la possibilità di collaborare direttamente con gli enti pubblici e nel nostro caso con le ASL e soprattutto di utilizzare lo strumento della coprogettazione e della co-realizzazione. Ed è proprio la strada che noi stiamo perseguendo con varie iniziative nei confronti, assieme alle nostre ASL, nei confronti delle famiglie e delle persone malate. La progettazione sui territori deve tenere conto di due elementi. Primo, la cura per il malato con demenza è individualizzata, perché ogni malato è diverso dall'altro. Occorre superare la vergogna che ancora adesso prova la famiglia per avere un congiunto affetto da demenza. Se il malato resta chiuso in casa, il declino cognitivo accelera. Per le associazioni Alzheimer piemontesi, progettare in rete vuol dire collaborare con i centri di disturbi cognitivi e demenze delle ASL, con i consorzi socioassistenziali, con le RSA, per creare città accoglienti per i malati con demenza, realizzare centri incontro per malati e famiglie, tipo i caffè Alzheimer, corsi di ginnastica dolce o adattata per anziani, corsi di stimolazione cognitiva di gruppo e anche per informare sulle terapie non farmacologiche utili per integrare le terapie classiche. Grazie. Ringraziamo dell'ospitalità e contiamo di ritornare volentieri a raccontare le nostre istanze.
Bentrovati, sono Loredana Pilati, presidente dell'associazione F94.0 Mutismo Selettivo e Disturbi d'Ansia, un'organizzazione no profit nata a Torino e che si occupa di mutismo selettivo. Mi accompagna nella presentazione la dottoressa Rosa Maria Loia, psicoterapeuta che collabora con noi già da diversi anni. Il mutismo selettivo è un disturbo che colpisce i bambini, portandoli a non riuscire a parlare fuori dalle pareti domestiche, in contesti sociali come la scuola, dove trascorrono diverse ore della giornata senza riuscire a emettere un solo suono. Sono bambini ipersensibili, sono bambini emotivamente fragili e ricettivi, e il nostro scopo è quello di aiutare le famiglie che si trovano a gestire questa difficoltà. L'associazione infatti è nata dietro lo slancio di un gruppo di genitori e si avvale della collaborazione di specialisti e professionisti proprio per andare incontro alle esigenze dei genitori che devono gestire questa difficoltà e aiutare gli insegnanti che nella scuola devono trovarsi a interfacciarsi con questo disturbo. Bentrovati, sono Rosa Maria Loia, psicologa e psicoterapeuta. Dicevamo, il mutismo selettivo è quindi un disturbo d'ansia tipico dell'età evolutiva che, se non trattato, può protrarsi fino all'adolescenza. I bambini e i ragazzi che soffrono di questo disturbo non scelgono di non parlare. Di fatto non riescono a farlo in situazioni che percepiscono come ansiogene. A casa o con persone con cui sono a proprio agio sono un fiume in piena. Però nel momento in cui un estraneo rivolge loro una domanda, si bloccano, appaiono congelati e nella maggior parte dei casi fanno fatica a mantenere il contatto visivo. Alcuni possono addirittura smettere di parlare in casa o con i familiari più stretti. Riconoscere un bambino con mutismo selettivo non è semplice, dal momento che nella maggior parte dei casi il mutismo selettivo viene confuso con estrema timidezza o addirittura con un disturbo positivo provocatorio. Questo comporta che spesso il disturbo venga affrontato nel modo sbagliato, venga sottovalutato e che in qualche modo l'approccio non sia quello migliore. Quindi invito tutti a considerare la gravità di questo disturbo, il fatto che debba essere affrontato nel modo migliore perché potrebbe sfociare in fobia scolare, fobia sociale o dispersione scolastica. Per questo è importante riconoscere tempestivamente il disturbo per poter intervenire adeguatamente. Noi aiutiamo i genitori, invitiamo i genitori a rivolgerci a noi e rispetto ai quali cerchiamo di infondere la fiducia perché è una condizione transitoria che verrà sicuramente superata. E come attività cerchiamo appunto di trasmettere anche un messaggio di incoraggiamento proprio perché i genitori si sentono, quando si trovano ad affrontare la diagnosi, smarriti, insicuri, e quindi è importante anche mettere il genitore nella condizione di affrontare adeguatamente le difficoltà legate a questo disturbo, anche nella gestione della quotidianità e di sapersi comportare nella maniera adeguata. La nostra associazione quindi cerca di sostenere le famiglie e trasmettere quelle che sono dei consigli, delle buone pratiche e delle modalità comportamentali che siano adeguate per sostenere il bambino, proteggerlo e farlo sentire protetto, in grado di riuscire ad affrontare anche questo disagio. La scuola è il luogo in cui l'ansia raggiunge i livelli più alti, condizionando sia il rendimento che la vita sociale. Grazie agli insegnanti, i genitori apprendono che i propri figli non riescono a parlare con gli estranei, siano essi bambini, adulti o entrambi. Quindi la scuola ha un ruolo fondamentale. Il silenzio però è soltanto un sintomo e il vero problema è l'ansia. Pertanto è consigliabile iniziare al più presto un percorso con un professionista affinché il bambino possa riuscire ad esprimere meglio se stesso senza che questa difficoltà alimenti insicurezza e fragilità. Il mutismo selettivo pertanto richiede un lavoro di rete con bambini, genitori e insegnanti. Le nostre attività comprendono seminari e convegni come quello che abbiamo in programma nel prossimo 6 maggio 2023 a Torino, uno sportello informativo gratuito per genitori e altre attività che sono a sostegno delle difficoltà per genitori e per insegnanti. In breve, la nostra associazione offre supporto mettendo a disposizione specifici materiali e consulenze gratuite che possono essere richieste via contatto telefonico, via mail o sul nostro sito www.mutismoselettivo.it. Grazie per attenzione.
Buongiorno a tutti, sono Emilio Hirsch, sono professore di biologia sperimentale nella Scuola di Medicina dell'Università di Torino. Sono qui a rappresentare la Fondazione Ricerca Molinette, di cui sono direttore scientifico. La Fondazione Ricerca Molinette nasce nel 2001 con l'intento di mettere insieme gli sforzi nella ricerca scientifica dell'Università di Torino e dell'Ospedale Molinette, con l'idea ovviamente di migliorare la qualità della vita dei pazienti e la qualità dell'assistenza, ma soprattutto cercando di fornire degli strumenti per i ricercatori che all'interno dell'Università e dell'Ospedale Molinette portano avanti la ricerca biomedica e l'innovazione, l'ideare e identificare nuovi farmaci, nuove terapie, nuovi trattamenti che possono aiutare il paziente. Negli ultimi tempi ci siamo focalizzati sul sostenere la ricerca sulle malattie legate all'invecchiamento. Sappiamo che la popolazione in Italia, ma soprattutto in Piemonte, nella nostra città, sta invecchiando. Le malattie legate all'invecchiamento sono un'emergenza. È necessario trovare nuovi meccanismi e nuove terapie. Pertanto noi come Fondazione Ricerca Molinette raccogliamo i generosi contributi di donatori per poter poi veicolare queste risorse verso i ricercatori dell'ospedale e dell'università nella città della salute, proprio per sostenere questo sforzo di ricerca che, come sappiamo, in Italia è un pochettino sottovalutato. Pertanto lo scopo e l'obiettivo della Fondazione è quello di raccogliere finanziamenti e distribuirli ai più meritevoli e ai ricercatori più qualificati che possiamo trovare all'interno della nostra area dell'Ospedale Molinette e della Scuola di Medicina. Questo si basa proprio sulla generosità vostra e di chi vuole contribuire alla Fondazione. E quindi concludo qua ringraziandovi tutti e salutandovi, sperando di vedervi presto a contribuire, ma anche a collaborare e perché no anche a visitare i nostri laboratori e a vedere insieme ai ricercatori quali sono i traguardi che ci siamo posti per il prossimo futuro. Grazie a tutti, arrivederci. Ci troviamo a Villa d'Ossola, un piccolo paese nella provincia del Verbano Cuseo Ossola di circa 7.000 abitanti. Al centro di Villa d'Ossola si trova l'oratorio, che è diventato negli anni un forte punto di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti di Villa d'Ossola e della Valle Antruna. Vi raccontiamo ora le attività che si svolgono durante l'anno e quello che abbiamo in progetto di realizzare nei prossimi mesi. Il servizio del dopo scuola si svolge due volte a settimana, nei pomeriggi, e si divide in due parti. La prima parte è dedicata allo studio e ai compiti, dove i ragazzi delle medie e i bambini delle scuole elementari vengono seguiti dai peer educators, che sono i ragazzi delle superiori, mentre la seconda parte è dedicata alle attività sportive. Questo progetto lo proponiamo per il secondo anno in collaborazione con l'Istituto Bagnolini e gli assistenti sociali. L'oratorio organizza attività sportive gratuite per ragazzi e bambini, che sono l'atletica e il basket, che sono organizzati da noi animatori dell'oratorio. L'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi e i bambini sotto un punto di vista tecnico, ma soprattutto personale, facendoli fare squadra tra di loro, imparando a stare nelle regole e divertendosi tutti insieme. L'oratorio è un punto d'incontro per molti ragazzi accumulati dalla voglia di seguire un cammino di fede. Grazie ai gruppi giovanili, dalla terza media fino agli universitari, hanno così l'opportunità di far diventare quotidianità la propria fede. Grazie anche al confronto con gli animatori più grandi che hanno fatto il loro stesso percorso. È un'occasione di arricchimento e molti di questi momenti vengono condivisi con altri oratori della zona e con l'intera diocesi. È proprio nell'estate che il nostro oratorio raggiunge l'apice dell'attività. Prende subito piede con la prima iniziativa, il GREST, che prende il primo mese dell'estate.
uno spazio in cui i bambini, accompagnati da noi animatori e da tutti i genitori che ci danno una mano, possono giocare, divertirsi e imparare in modo educativo e sano. E cerchiamo di coinvolgere tutti, anche gli adulti e le famiglie, in altre iniziative come le serate e le feste dell'oratorio, in cui sicuramente non manca tanto divertimento e tanta festa. Il campo scuola è un'esperienza che offriamo per i bambini delle elementari e delle medie e il loro scopo è quello di renderli più autonomi e di farli crescere, e tutto questo grazie alla natura che ci circonda. Invece quando si cresce le esperienze diventano un pochino più movimentate, per esempio quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poter fare il Cammino di San Francesco e nel 2023 a luglio andremo a Lisbona per la GMT. Con il progetto Tutti in Campo l'oratorio avvierà una nuova fase di ricostruzione e rinnovamento delle aree esterne all'oratorio, nelle quali ci saranno un nuovo campo di calcio a 5, un nuovo campo da pallavolo e un nuovo campo da basket, e delle aree di aggregazione nelle quali ci saranno feste e eventi sportivi organizzati dall'oratorio per la comunità e per tutti i ragazzi di Villa d'Ossola. L'idea di rinnovare i campi dell'oratorio è nata da noi ragazzi, con il desiderio di stare insieme, ma soprattutto di migliorare le attività rivolte ai più piccoli. Da questa prima idea il progetto si è poi allargato ai volontari adulti e ai collaboratori della comunità, ma non solo. Ad oggi infatti si è costruita una rete con le amministrazioni comunali di Villa d'Ossola e della Valle Antrona, con i servizi sociali del territorio e con l'istituto comprensivo della nostra città. In questi mesi siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per avviare i lavori grazie alle generosità di numerosi associazioni, gruppi e cittadini. Il progetto ovviamente è rivolto a migliorare l'opportunità di crescita per noi ragazzi, ma il valore aggiunto è che coinvolgerà l'intera comunità. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.